situazione è drammatica. Il dirigente Nardis ha scritto all'amministrazione comunale chiedendo una variazione di bilancio per il 2018 di ben 11 milioni di euro per fronteggiare i debiti che ad oggi, al 7 settembre, sono a carico della pubblica amministrazione. Perché succede questo? Perché dal febbraio del 2017 non sono state più emesse bollette per quanto riguarda l'energia, il gas, l'Enel, eccetera, ai cittadini che abitano i progetti case. Quindi si è ritardato nell'incassare, non si è pagato e adesso si rischia che le somme, gli 11 milioni necessari, vengano presi dalla fiscalità generale e non vengano presi solo da coloro invece che hanno utilizzato quelle forniture, cioè le forniture di gas e di energia elettrica. Il problema vero è questo, che l'amministrazione diceva di voler cambiare, non è cambiata. L'ultima emissione di bollette per 3.560 bollette per 626.000 euro è stata fatta da Cialente a febbraio del 2017. Chiede 13 milioni di euro per i prossimi 2 anni e mezzo per coprire le spese future. Queste sono le spese che già ci sono e i debiti che sono già maturati. Correttamente Nardis chiede all'amministrazione di stanziare nel bilancio di previsioni le somme necessarie a non creare altri debiti, ma ad avere le disponibilità per poter fronteggiare i pagamenti. Ma vi ripeto che i pagamenti devono essere fronteggiati dagli incassi che provengono dagli affittuari del progetto case. Questo l'amministrazione non lo fa solo per motivi elettorali, perché le scadenze elettorali, come sapete, si ripetono rapidamente e quindi l'amministrazione in questo momento non ha nessuna intenzione di mettersi in cattiva luce con i cittadini.